tradizione dei nostri corsi serali ha radici antiche. Dalla fine degli anni 50 del secolo scorso sono stati attivati le prime classi di istruzione tecnica e poi a seguire professionale nei vecchi ITSE IPSIA di Varese. Il sistema è evoluto nel tempo, abbiamo formato migliaia di studenti, giovani e adulti rientrati nel percorso formativo e continuiamo a farlo in un'ottica di sempre maggiore integrazione e di inclusione rispetto ai saperi e al recupero delle competenze. I nostri corsi attualmente dell'istruzione degli adulti sono incentrati su 3 anni. Quindi si ha la possibilità a persone adulte che vogliono rientrare in formazione, quindi acquisire un titolo di studio, di poter arrivare alla formazione e quindi poter fare l'esame di Stato in 3 anni. La nostra scuola offre dal punto di vista tecnologico 2 indirizzi, che sono l'indirizzo meccatronico e l'indirizzo informatico, mentre dal punto di vista professionale abbiamo l'indirizzo dei manutentori. I corsi sono organizzati con cadenza settimanale. Vengono svolti tutti i giorni 5 ore di lezione, da lunedì al venerdì i corsi si tengono la sera, dalle 18 fino alle 22.30, mentre al sabato i corsi vengono svolti nel pomeriggio. Io sono Bengazza Med, ho 32 anni, posso dire che ho anche una famiglia, lavoro già. Mi sono iscritto a questo corso serale appunto per cercare di prendere il diploma. Coniugare il lavoro con lo studio dal secondo anno in poi al terzo è stata un po' dura, però quando arrivi, come si dice, arrivi verso la fine, comunque è la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo. Abbiamo un corso di specializzazione in meccatronica per arrivare ad avere un diploma di perito capotecnico nel campo della meccatronica. Le materie oggetto di studio sono quelle professionalizzanti, dal disegno tecnico molto importante per loro, quindi riescono a lavorare bene nelle aziende metalmeccaniche, e alla parte di sistema automazione industriale, quindi la parte un po' più impiantistica nelle aziende di automazione, e poi nelle lavorazioni meccaniche, quindi praticamente le lavorazioni su macchine utensili tradizionali, macchine utensili più moderne, quindi programmabili come quelle a controllo numerico. Io attualmente sto frequentando l'ultimo anno, il terzo periodo, infatti quest'anno abbiamo la maturità. Personalmente mi sono trovato molto bene, quella del diploma era un obiettivo mio, cioè personale, anche perché io già lavoro nell'ambito metalmeccanico e quindi oltretutto mi sarebbe servito anche per crescere in qualche modo nell'azienda dove lavoro. Bisogna metterci del proprio, cioè bisogna metterci di impegno. E come tutto io penso nella vita bisogna buttarci anima e cuore, no? E alla fine io penso che poi gli sforzi vengono sempre ripagati. Tra i nostri corsi c'è appunto il corso di informatica e telecomunicazioni, una materia sempre attuale con ottimi sbocchi lavorativi. Nel nostro corso appunto di informatica le materie professionalizzanti sono informatica appunto, poi c'è sistemi e reti, tecnologie e progettazione dei sistemi informatici e all'ultimo anno si fa gestione, progettazione e organizzazione di impresa, in cui naturalmente si segue un progetto nell'ambito dell'ICT dalla fase d'analisi a quello che poi ne consegue all'interno dello sviluppo di un software. Sono Mohammed Touré, vengo dalla Guinea, sono in Italia da 3 anni e mezzo, sono venuto qua a Newton per fare la meccatronica perché mi piace la tecnologia. Quest'anno mi diplomo e come mi piace la meccanica e i calcoli, l'anno prossimo ho intenzione di iscrivermi all'università per fare l'ingegneria civile. I MAS sono un percorso professionale e conseguono i ragazzi un diploma professionale IPSIA di manutenzione e assistenza tecnica. Svolgono discipline professionali come per esempio tecnologie tecniche di installazione e manutenzione degli impianti o tecnologie meccaniche e applicazioni meccaniche, la parte di elettrotecnica ed elettronica,
la parte, chiaramente tutta la parte di laboratorio, delle officine di organi meccanici, auto e così via. Imparano a gestire la parte di montaggio, smontaggio delle apparecchiature meccaniche e impiantistiche, quindi loro sono in grado alla fine dei 3 anni di avere una discreta conoscenza nella parte impiantistica e nella parte di conduzione delle macchine nell'industria metalmeccanica. Recentissimamente la provincia di Varese mi ha confermato l'istituzione tra 2 anni di un nuovo indirizzo di studio, IPSIA Made in Italy, per sviluppare anche al Serale, in sinergia col già presente diurno, la formazione all'ambito sartoriale, tessile, moda, che può quindi divenire complementare a quella che è l'offerta formativa generale della nostra scuola. I professori sono bravi e mi piace tanto. È stata una bella esperienza stare qui.